c'è sempre un po' sta ambiguità, poi mettono veramente a budget zero perché dicono vabbè, backstage devi venire 2 giorni, fa l'intervista, viene nelle scene importanti e copre. Spero che veramente le produzioni capiscano quanto fa parte del film quello, cioè quanto tutto ciò che c'è intorno a un film è un film, come che possa essere il backstage, come possa essere un'app o un fumetto o qualsiasi altra cosa in relazione che ti aiuti a comprendere la visione di un'opera. Cioè siamo appunto in un'epoca totalmente trasmediale, cioè un film a sé sicuramente c'è sufficiente, ci nutre e tutto, però quando, soprattutto quando ci piace, non vorresti che non finisse mai, quindi vorresti vedere sempre di più. Esatto, quando trovo un cimelo, un backstage, qualcosa così, veramente incrementa l'amore che ho per quel film di 1000. Venezia 78, oggi siamo qui con lo sfondo che potete ormai riconoscere, siamo con un nuovo ospite per un'altra chiacchierata, sempre per raccontare un po' anche di cosa si compone questo festival, le varie personalità. Oggi siamo con Alain Parroni. Ciao. Che è una conoscenza digitale finora, sì, fino adesso, oggi finalmente ci siamo incontrati dal vivo. E partiamo da te, chi sei, cosa fai nella vita? Allora, vabbè, sono Alain Parroni, ho 29 anni. Faccio regista, che è tipo la cosa più imbarazzante da dire, ormai non so dire fare faccio regista, mi sembra sempre così, perché dico vabbè, ma hai fatto un film, fammelo vedere. No, sono con, insomma, in preparazione con un'opera prima, e però insomma ho lavorato con un po' di backstage, con un po' di persone, e qui in realtà ci sono come location manager e foto di scena per America Latina. Infatti quindi... è questa un po' la cosa mia, intanto ho visto il film ieri, quindi sarà anche bello poi parlarne insieme. E una cosa di te che mi ha colpito fin da subito è proprio il tuo lavoro, più che da regista di cortometraggi, è proprio quello di creatore di backstage, cioè di raccontare una storia nella storia. Esatto, ma in realtà secondo me quella è una cosa veramente chiave, perché spesso uno il backstage o comunque il racconto dietro il film o il set, che per chi ci lavora è super affascinante, viene sempre delegato alla comunicazione o che a servizi così. Invece magari o registi più grandi o amici che stanno facendo opere prime, cioè delegarlo a dei ragazzi o dei conoscere a qualcuno che può raccontare intimamente la cosa, secondo me è una chiave non solo per il film, ma averci una persona fidata, cioè nel senso che pure se penso quando girerò, cioè vorrei che ci fosse un backstage, è una cosa intima, quindi vorrei un mio amico con cui posso parlare anche della scena, che non fa parte della troupe, che non mi pone nessun problema. Mm-hmm. E quindi sì, secondo me è un ruolo tra l'altro molto sottovalutato. No, cioè un ruolo molto delicato. No, tu sei prezioso, non lo so, cioè tipo che cioè non hai nessun capo reparto, non hai se non c'hai cioè, dialogo con tutti, quindi puoi andare lì a chiedere ma il trucco come lo stai facendo, ma questo come stai, cioè puoi chiedere tutto, ma nessuno che ti odia perché magari non gli sono arrivate le cose, è successo qualcosa, cioè nessuno, non c'ha nessuna responsabilità, e può essere tipo un fantasma. Per è esempio, un jolly. Forse è il vestiario ideale anche per avere sì. Libertà creativa, sperimentare. Ma a livello per chi inizia, secondo me è molto meglio che assistente alla regia, perché comunque anche quando fai assistente alla regia, con tanti amici che ho visto farlo, poi comunque ne puoi risucchiare dal reparto, quindi sei tutto nel reparto regia, risolve i problemi dell'estate, magari un domani quando ti accadrà un problema con qualsiasi altra cosa non c'è avuto quel rapporto. Quindi invece il backstage ti permette veramente di esplorare. Poi quanto ci piace vedere il backstage in generale, cioè quando uno compra il Blu-ray eccetera vorresti che non finissero mai, quindi veramente ti... E pensa appunto farli è un backstage che dura 11 settimane o 5 settimane, stai lì tutto il giorno a vedere cose. Ma che hanno costruito? Ieri non c'era sta cosa. Come l'avete fatto? È perché una volta infatti questo tipo di contenuti si vedevano soltanto quando acquistavi il DVD o il Blu-ray, esatto. C'erano i contenuti extra. E quindi quando le produzioni investivano un minimo di budget, sì, oppure esatto, o investivano nel budget o c'erano sempre degli autori dietro che realizzavano il film. Per esempio ce n'è uno bellissimo su Fellini che è Ciao Federico,
Quello lì è, cioè, quello è un film a parte sul Satyricon che è, cioè, non è, cioè, non so che cos'è. Io veramente quando è finito stavo sentendo male che volevo che continuasse altre 5 ore. Cioè, sono film, cioè, son film a parte per chi gli piace, ma anche per capire un po' di più il film, secondo me. Per capire un po' di più il film, ma... Boh, sì, è una relazione interessante, un fantasma sul set. È anche un ruolo delicato, come diciamo prima, perché di fatto ti viene data carta bianca spesso nella maggior parte sempre, dei casi. No, ma proprio sempre, perché nessuno sa quello che vuole. Esatto. Ti possono dire al massimo, ma mi serve una clip per i social, quindi da un minuto, e poi quello per il Blu-ray, fai te 20 minuti. Questo è le paletti, sempre. Ok. Per il resto fai quello che vuoi, e da una parte è anche intimo perché interagisci con le persone, devi avere anche un po' la sensibilità. Certo, non viene ricordato come rompiscatole magari, esatto, se riesci a fare attenzione, esatto, però è anche delicato perché sei custode di quella memoria. Esatto. Cioè il set comunque dura solo qualche settimana, sì, poi finisce, poi si inizia un ci nuovo set. Ci sono le interviste, c'è delle cose che trasmettono il film, però poi mi sono accorto che tante volte... I film hanno per, cioè, sono arrivati anche di, cioè, hanno aggiunto quella cosa che magari, non so, veramente quando finisce un film e dici mi è mancato qualcosa, sento, oppure sento che voglio rivederlo, però non so se è il momento giusto, ti dà quello, non lo so, è una finestra, non lo so, sì, è veramente una cosa bella in realtà. Secondo me, infatti, è la cosa che consiglio veramente a chiunque sta alle prime armi di proporsi su quello, perché tanto chiunque adesso sa girare un minimo e riesce ad avere uno sguardo su. Sulle cose. Io su America Latina in realtà non ho fatto video backstage, però l'ha fatto Simone Bozzelli e io ho fatto foto backstage solo. Ok. Ho fatto solo foto perché non so, perché non sentivo che su quel film mi... Cioè, avevo fatto già favolacce prima, esatto, video, quindi non sono mandati di costruire una cosa, di entrare in video su quella cosa. Poi la storia mi sembrava più... Boh, personalmente la volevo fotografare più che riprendere, quindi... Infatti spero che faremo a breve una selezione, una sorta di album di famiglia. Infatti questi giorni in realtà ho continuato un po' il backstage. Anche dell'esperienza poi. Esatto, perché ho detto perché no, cioè nel senso che raccontare un film, siccome su questo ci sono entrato, che poi l'altro motivo, l'altra cosa orribile è che i backstage li chiamano quando o il film inizia un giorno dopo o quando, boh, non so, è già iniziato da una settimana e quindi ti trovi tutto già costruito, tutto pronto. Questo è uno dei pochi casi in cui mi hanno chiamato mesi e mesi prima, che c'era solo la sceneggiatura, non c'era nulla, quindi veramente vederlo formarsi da zero e poi portarlo qui, cioè per me fare un racconto fotografico così è una cosa meravigliosa, veramente una sorta di album di famiglia, perché vedi anche nelle foto i ruoli, le relazioni fra le persone, come si intensificano, non so, è una cosa... Io credo che anche per chi poi entra a far parte del backstage, cioè sta creando il film e attraverso il backstage si raccontano anche le relazioni, credo che sia veramente un contenuto di valore anche poi negli anni a venire, quando poi verranno riviste quelle cose. Infatti, si ricorderanno un po' la mancanza, secondo me oggi ci sono pochi libri sui film, cioè nel senso che per quanto magari per capolavori, che ne so, come Dune, che cioè capolavori intendo con mega budget, fanno già uscire prima del film artbook, action film, fanno uscire 3000 contenuti promozionali, esatto, così. Invece per i film italiani o film anche con tanto budget non è una parte che non si cura per niente, e sono sicuro che chiunque non vedrebbe l'ora di tenere tra le mani la sceneggiatura originale con le con i scarabocchi, con le cose, con le foto, cioè per capirlo veramente come... Oppure i pensieri del regista prima di girare, esatto, una prima scena, di no? Esatto, sì, ma qualsiasi cosa, anche banalmente le scene italiane, le scene tagliate, le cose a cui uno ha rinunciato, perché ha detto ma questo forse in sceneggiatura mi serviva solo per capire come arrivare all'altra cosa, però poi quando l'abbiamo registrato non serve, era solo un passaggio emotivo per l'attore o per... non lo so. No, secondo me è veramente sempre un onore, ma infatti i backstage poi durano solitamente intorno ai 20 minuti, 25, mezz'ora. E sono dei cortometraggi. Sono dei cortometraggi praticamente, sì, docu corti. Ci sono diversi tipi di cortometraggi, di backstage. Ho visto anche un po' guardando il tuo, guardando quello fatto da altri colleghi, che poi ognuno ha il suo modo di raccontarlo, sì, sì. Ci sono quelli un po' più tradizionali, sì, in te ho visto un po' un'autorialità, se sì, vogliamo, cioè comunque... Sì, cercavo un po' di entrare in confidenza, cioè, col film stesso, cioè se capisco che è un film, cioè
la cosa classica è fare interviste e fare le coperture e quindi realizzarlo come un servizio così. Io Fabio e Damiano l'avevo conosciuti appena hanno finito La Terra dell'Abbastanza e già mi avevano parlato di Favolacce, che però ancora non era entrato in produzione. E quindi riuscirlo a capire anche con loro, non so, mi sarebbe sembrato strano sederli per fare intervista. Allora, qual è stata la cosa così? Quindi lì, per esempio, stavo a casa di Fabio, ho iniziato a registrare col telefono solo audio, abbiamo iniziato a parlare della sceneggiatura, di cinema, esatto, così. Allora poi l'ho strapolato dei frammenti, invece che sederli sul set, ma perché non c'era questo tipo, cioè se fossi stato un estraneo che mi mandava a fare il servizietto magari sì, però c'era una sorta di intimità nella storia che poi la faccia del regista un po' non gli frega un po' a nessuno, ma gli fregano più i pensieri, quindi mi sembrava che era giusto vedere più cose che loro in generale. I pensieri però funzionano come voice off, esatto, perché sì, ci stanno tante belle immagini evocative, comunque da fotografo si vede che hai anche un po' un occhio per l'estetica delle immagini, quindi si vede del materiale a copertura, come hai detto tu prima, l'hai definito così, giustamente. Però è un materiale appunto un pochino più ricercato. E quella è stata un'esperienza che è durata per tutta la durata del set, anche prima di iniziare a girare, fino poi a dopo. Su Favolacce è stato alcune settimane, però non sempre mi sono diviso con un altro ragazzo che è Mino Capuano, con cui l'ho fatto la fotografia al mio corto, cioè collaboriamo sempre, soprattutto anche nei backstage, e lì ci alternavamo un po', però comunque eravamo abbastanza presenti. Su America Latina invece è stato tutti i giorni, cioè da quando sono entrato in scouting delle location sono stato tutti i giorni sul set, ma perché volevo veramente viverlo dall'inizio alla fine. Sì, no, io scrissi a Fabio quando sapevo che giravano vicino a casa mia, perché appunto io sto più sul litorale romano, quindi verso, io sto ad Ardea, però verso Latina lì, ho detto ma che state facendo, perché ho visto che ho messo una storia così, e io ho detto guarda, io forse sembra che il mio film si fa, però ancora ci sono un po' di mesi, non riesco a stare senza niente perché voglio essere allenato, voglio entrare nel mood, nel pensare a problemi, cose così, voglio venire, non voglio però impegnarmi nel realizzare un backstage e quindi un altro contenuto mio, voglio essere solo sguardo, quindi ho detto ok, mi dedico alle foto e poi anche appunto alle location. Ha aiutato sicuramente anche l'esperienza pregressa sì, esatto. No, ti è capitato che le persone, i protagonisti che hanno poi ricevuto questo dono, che è un racconto, un occhio esterno che ha saputo confezionare e congelare dei momenti del set, ti ringraziassero, comunque riconoscessero questo dono? Sì, su Favolacce soprattutto, ma soprattutto perché era un po' inaspettato, insomma, perché uno, cioè, il backstage di default sembra che non si faccia, poi se si fa comunque, cioè, carino, hanno fatto l'intervista, che palle, vabbè. E invece quando alcuni si sono trovati quella cosa, come per esempio Ileana, lei mi ha ringraziato un sacco, perché comunque, sì, cioè, nel senso, si sono trovati qualcosa che c'hanno nella memoria che non sapevano che esistesse registrato, che potevano condividerlo con gli altri. Mm-hmm. Quindi è stato anche un po' un effetto sorpresa, diciamo. Quindi sì, diciamo che poi quel backstage nasceva con un'idea, quello di Favolacce, un po' più grande, cioè nel senso era pensato veramente perché durasse tipo un'ora, cioè doveva essere una cosa molto più elaborata. Però come al solito ci sono sempre i tempi ristretti, le cose così, però chissà, magari. Beh, è uscito bene. Quanto dura? Una ventina di minuti, esatto. 20 minuti, 18-20 minuti. Figata. Sì. Questo momento storico comunque cerca sempre di raccontare, di promuovere quello che sta accadendo. Siamo sempre tutti un po' con lo smartphone a fare le storie su Instagram. Però poi noto una cosa, cioè che anche quei contenuti che dovrebbero essere documentaristici, cioè di backstage, però prettamente promozionali, da lì a pochi giorni, dopo quelle 48 ore finisce, cioè come se poi non ci fosse una conservazione vera e propria, come se venissero consumate e basta, poi ciao. Perché che è molto diverso rispetto anche alle foto di scena dei film. No, secondo me un po' è il valore che gli si dà, secondo me, proprio al film in sé. Cioè, secondo me pure Fabio e Damiano riescono a far sentire l'importanza e quanto credono loro nel film a tutta la truppa, e quindi quello lo trasmettono. Magari
Altri registi sì, sicuramente sono affaticatissimi. Io stimo qualsiasi persona voglia fare la regia, perché penso che sia la cosa veramente più devastante del mondo, anche per la cosa, anche il film più becero della storia. Però c'è, cioè, nel senso, però magari non riescono a trasmettere quel senso di stiamo facendo qualcosa insieme tutti, è importante che ci ricordiamo di questa cosa. Cioè, non so, c'è una dimensione di memoria già presente sui loro set. Sul set, sì. Secondo me anche un po' quello, secondo me. Cioè, sembra sempre io anche le foto, su questo ho fatto veramente, veramente tante foto, penso non ho mai scattato così tanto in vita mia di seguito, giorni e giorni. E veramente, cioè, quando li guardavo, facevo le selezioni veloci la sera, un po' prime selezioni, mi sembrava già che erano foto che appartenevano a non so quanti anni fa, ma l'ho scattate io, non lo so, cioè sembravano veramente. Poi la cosa interessante è che mi hanno permesso anche di scattare in pellicola, che è una cosa che ho sempre fatto al liceo, che è una cosa che mi portavo dietro, però è una cosa costosa, che comunque non te la puoi... Esatto, dicevo, faccio due rullini in un mese, magari sì, invece lì farmi 11 settimane in cui mi finanziavano, diciamo così, rullini, 15 rullini con sviluppo, contatto, tutto così, portavo in laboratorio, me li mandavano a casa e potevo già sceglierle dal primo contatto, era una cosa veramente da altri tempi, che però mi dava i tempi giusti per relazionarmi. Non è veramente... È la conseguenza, quindi, di chi ha un approccio al cinema proprio come esperienza del set, di un'opera comune. Sì, ma anche in relazione alle immagini, anche in relazione, secondo me, alle immagini. Infatti, secondo me sarà molto interessante pure il backstage che ha fatto Simone, cioè sta montando, quindi credo che sia stra interessante, soprattutto perché su questo film secondo me hanno avuto tante reference, meno cinematografiche, però più visive, più pittoriche o fotografiche. Lo raccontavano in conferenza stampa, sì. Anche sul ruolo femminile di questo film, allora raccontavano che hanno preso ispirazione da tanti quadri, per esempio. Sì. È vero. Sì. Sai cosa... Vai, dimmi. No, dicevo, c'è sta cosa che, per esempio, su Favolacce era un po' quasi nascosta, che loro disegnavano molto i storyboard delle scene, però sembrava che era una cosa che rimaneva sempre un po' nascosta per far capire le scene o non so. E invece su questo loro si sono applicati tantissimo nel disegno, cioè veramente tutte le serie mandavano a tutti lo storyboard, disegni più che storyboard su cosa avremmo fatto il giorno dopo, e alla fine del giornale la troupe e l'aiuto regia hanno regalato una rilegatura con tutti i disegni di tutte le giornate, come se fosse la sceneggiatura, tu la puoi sfogliare come se fosse il film, ma non c'è una scritta, ci sono solo i disegni di tutti i giorni, scena per scena. Fantastico. Quello infatti sarà, per esempio, quello è un contenuto, cavolo, che io penso che chiunque che può amare o odiare il film voglia vedere, secondo me, perché ti aiuta a capire, che nel senso non è che uno si sveglia la mattina, si siede sul set e dice boh, faccio sta cosa, non so perché, cioè c'è un pensiero, poi apprezzi, non apprezzi o non simpatizzi, ci può stare tutto, però non, cioè, capisci che c'è un pensiero, c'è uno sguardo, c'è un dialogo. No, è quello. È completare una visione, no? È un dialogo a tutti gli effetti, secondo me. Cioè, lo dicevo prima, che un ragazzo mi ha scritto, io non ho visto America Latina, ma però me ne hanno parlato solo male i miei amici. E io ho detto, vabbè, ma non, cioè, ho detto, vedilo, cioè, nel senso, ho detto, quante volte ti capita magari a casa, non so, poi aver fatto un incidente stradale il giorno, hai litigato con quello, poi torni a casa e vorresti aver non passato quella giornata di litigi eccetera, però ti senti più cresciuto, ti senti comunque che arricchito. Qualcosa dentro ti è arricchito. Ci sono stati film che ho visto qua che mi sembrano talmente scontati a livello narrativo o anche visivo, che belli, magari meravigliosi e tutto, però mi sono sentito che appena iniziava sapevo già come sarebbe finito e non mi sentivo di avere un dialogo con nessuno. Pensavo, qualcuno mi ha mostrato delle cose, ma non c'era un dialogo. Invece credo che in questo ci sia veramente un dialogo. Poi, appunto, nel bene e nel male, se parliamo, magari tu non sei d'accordo con le mie idee o così, però penso che sia veramente... Anche, esatto. No? Penso che sia quello, cioè che parla. Cioè, un film che parla è cinema, secondo me. Quindi se un film riesce a creare un dialogo, che tu mi dici, no, perché questo non ha senso, ho capito, oppure ho amato, ho apprezzato... Cioè, che purché ci sia dialogo è sempre apprezzabile, sono veramente contento. Loro che hanno detto in conferenza? Loro erano veramente stra-emozionati, però c'era tanto entusiasmo in sala da parte di chi ha fatto le domande, e hanno raccontato anche molto il luogo, cioè la fisicità del posto a Latina, la presenza dell'acqua come elemento. Sì, sì.
insomma, e poi hanno raccontato che l'hanno scritto mentre erano a Berlino. Esatto. Sì, sì. Che anche questo è stato un po' un modo per... Sì, sì, mi ricordo Fabio, io ho scritto raga in bocca al lupo per domani, così, cioè, comunque... Scrivo questo messaggio, lui mi manda una foto di Word, ho scritto terzo film come titolo, c'era provvisorio terzo film, ma così stavano facendo già altro. Come stai scrivendo già un'altra cosa? E loro hanno raccontato come un modo per anche esorcizzare, gestire, molto. Sì, gestire l'ansia, lo stress, e comunque una competizione ti porta a vivere. Uh-huh. E poi hanno anche preso dei premi lì, quindi sono riusciti, però nell'attesa che un po' ti logora, ecco, a loro aiuta già a immaginare il futuro, sì, già a proiettarsi su altro. Vediamo, sono curioso di vedere il futuro, insomma. Sì. A proposito di futuro, io mi chiedo, e lo chiedo anche a te, cioè quale sarà poi il destino di questo tipo di contenuti, se una volta erano dei contenuti prodotti per essere poi visti attraverso i DVD o i Blu-ray che si acquistavano, ed oggi molte meno copie si vendono, perché ormai si passa tutto attraverso il digitale, gli streaming, quindi è ancora più una nicchia quella che compra, certo, fisicamente. Allora mi chiedo poi questi contenuti che fine faranno? Cioè, sì, perché poi a oggi troviamo magari dei cut super corti su YouTube, delle clip dei backstage, dei rulli corti, ma cose anche nelle piattaforme. Esatto, minuti. Zero, ma senza... Appunto, senza nemmeno un filologico, cioè veramente tipo inizia con una battuta, un'intervista, si vede una scena. Totalmente promozionale a fini commerciali. Ma io vedo che c'è tanta sperimentazione anche nelle mega produzioni. Mi ricordo che qualche anno fa, quando uscì, mi sembra Star Wars Rogue One, una roba del genere, fecero delle cose in VR, che era interessante, che tu, se c'avevi l'Oculus, potevi vedere un po', stavi sul set, quindi... Però sempre un po' clippettine così, secondo me... Non so se le piattaforme hanno qualcosa in mente per questo. Mi sembra surreale già oggi che quando clicco su Netflix, banalmente su un film, tra contenuti extra c'è solo il trailer e non ci sono altre cose, quando cioè chiunque vorrebbe avere lì come facilità, perché se no lo devi andare tu a cercare su YouTube, sì, sì. Devi magari cercarlo, sì, online. Poi lo trovi qualcuno che l'ha caricato male, a tagliare, cioè è sempre un casino. Ci sono, vabbè, diciamo che poi sugli autori o su così ci sono sempre state fatte un po', cioè come diciamo quello prima di Fellini, ma lo stesso Chris Marker fece una cosa bellissima su Tarkovsky, su Sacrificio, e quello per esempio su Mobili trovi, ma li trovi come film a sé, cioè sai che è un non autore, Chris Marker, esatto, che ha raccontato Tarkovsky mentre girava Sacrificio. Non lo so se le piattaforme le integrano, ma perché il destino pure di alcuni film, cioè nel senso che secondo me, oltre che i contenuti backstage, pure alcuni film che fine faranno. Mm-hmm. Parlavo con uno che lavorava a Netflix su Sorrentino, diceva: mi è piaciuto tantissimo, l'ho apprezzato da morire, io lavoro però a Netflix e non so quanta vita avrà su Netflix, mm-hmm. Esatto, quanta vita avrà su Netflix rispetto ad altri film prodotti in Italia che invece erano molto ai concept, così, che sappiamo sono andati strabene. Quindi è quello. Forse il problema è proprio questo, cioè che se su Netflix ci fosse tutta una serie di contenuti interessanti, però, collaterali, esatto. Netflix sta sperimentando tanto, secondo me, nella condivisione, mo da poco mi sembrano aperto pure una roba di videogiochi, quindi boh, chissà se non vorrei che si fossilizzassero nella struttura che hanno creato e si dedicano ad altro, però spero che comunque diano vita sia a livello di piattaforme dove mettere i contenuti, ma anche a livello di identità, cioè nel senso identità del ruolo, nel senso che mi capita spesso che magari mi chiamano e per fare un video backstage e poi mi dicono: però mi fai pure qualche foto? E faccio, guarda, poi porto un altro ragazzo con me che fa lui le foto, cioè nel senso io mi devo mettere a fare i video perché ho la reflex e quindi posso fare anche le foto, cioè c'è sempre un po' questa ambiguità. Poi mettono veramente a budget zero perché dicono: vabbè, backstage deve venire 2 giorni, fa l'intervista, viene nelle scene importanti e copre. Spero che veramente le produzioni capiscano quanto fa parte del film quello, cioè quanto tutto ciò che c'è intorno a un film è un film, come che possa essere il backstage, come possa essere un'app o un fumetto o qualsiasi altra cosa in relazione che ti aiuti a comprendere la visione di un'opera. Cioè siamo appunto in un'epoca totalmente trasmediale, cioè un film a sé sicuramente c'è sufficiente, ci nutre e tutto, però soprattutto quando ci piace non vorresti che non finisse mai, quindi vorresti vedere sempre di più. Esatto, cioè secondo me lo incrementeranno e spero soprattutto che venga sempre più riconosciuto come ruolo, cioè per esempio non c'è un festival, non lo so, per i backstage, ma perché non ci sono contenuti backstage
diciamo autoriali, ok, non, con uno sguardo, chiamano un ragazzo che ha un'idea sul, per fare il backstage in un modo. Per esempio Simone si è proposto lui, cioè nel senso non è che l'ha chiamato la produzione, cercavano un ragazzo con una videocamera. Cioè Simone ha detto: oh, mi piace che state facendo queste cose, posso venire io a raccontare il set. Quindi non c'è una figura che va a cercare un operatore, un regista che faccia esatto, contenuti backstage. Esatto, io spero che ci sia sempre più sguardo all'interno dei racconti intorno ai film. Veramente, ma il backstage, così come tante altre opere, perché ci sono opere che si prestano a raccontarle in tanti altri modi. Cioè, se lo storytelling è un ruolo fondamentale anche nel rendere poi un'opera un cult, o anche riproporre a distanza di anni magari sì. un film che aveva fatto flop al botteghino mm-hmm. e poi magari viene rievocato attraverso sì, un approfondimento. Era, certo. Ecco, forse questo potrebbe essere il ruolo che poi premierà chi oggi, nel 2020-2021, ha deciso di dedicare del tempo, delle energie in questi contenuti. Secondo magari me anche il tempo poi li premierà. Ma io, boh, vabbè, nel senso che per quanto amo le cose, cioè mi rendo conto che quando trovo un cimelo, un backstage, qualcosa così, veramente incrementa l'amore che ho per quel film di mille. Per quanto mi possa piacere satirico, quando ho visto Ciao Federico ho detto, ma non so, è ancora più enorme, è ancora più gigante. Oppure ho trovato una volta a Porta Portese questo libro sulla prima notte di quiete, non so se con Alain Delon, è un film bellissimo, è tipo un diario del set, cioè ci sono interviste, c'è il regista che parla delle giornate, ci sono le foto di scena, ma è proprio un libro, sembra una tesi quasi per come è rilegato. Ed è una cosa che non si trova manco nelle librerie da nessuna parte, non so perché quello ce l'aveva a 5 euro così. Ed è una cosa che, cioè, che era un film che avevo visto di recente e sono rimasto, non lo so, cioè veramente mi ho mille punti, ma solo averlo a casa fisicamente, non lo so. E questo pure è il discorso dei DVD e dei Blu-ray in relazione ai film. Io continuo a comprare i Blu-ray, non so, poi fra un po' magari non so che ci faccio, insomma, sotto bicchiere, però stanno abbassando i prezzi in maniera clamorosa. Ho preso, non so, la trilogia di Matrix tipo 8 euro in Blu-ray, tipo cose incredibili, però continuo. Perché? Perché ci sono i contenuti backstage, cioè tipo Matrix c'ha backstage, non so, c'ha tipo 12 ore di contenuti extra e quindi compro il Blu-ray. Però non so, forse il futuro del backstage sarà legato al futuro del supporto, forse in qualche modo, non lo so. Come evolverà la tecnologia anche. Sì, non lo so, cioè, avrei veramente timore se fosse rilegato solo alla comunicazione, trailer e poster, insomma. Forse anche i poster è un'altra cosa interessante. La cosa che ho notato qua al festival è che tutti i poster di quest'anno sono close up su delle persone, se ci hai fatto caso, sono tutti close up su volti, sì, no? È vero. C'è The Power of Dog, c'è lui con la barba così, c'è sì, Lovely Boy, cioè sono tutti close up. Con i due volti, sempre. Esatto, sono tutti i primi piani. Ecco, così, infatti no? Mi ha sorpreso quando ho visto America Latina, che è una scritta. Esatto, una scritta rossa sul fondo bianco. Semplice. Quello deve essere il teaser poster, secondo me rimarrà quello ufficiale, insomma, perché sintetizza, cioè molto minimale, secondo me, il film lo sintetizza bene. Ora mo ti faccio vedere una cosa in anteprima, tanto non so se poi sarà questo, però il poster definitivo dovrebbe essere questo. Prima. Ah, cavolo! Che non so se uscirà mai così. Hanno pensato questo o questo? Che ah, con lo scantinato, così. Questo è un, così è divertente, sembra più un cervello, una cosa. Però mi ha sorpreso perché io questo ce l'avevo appunto da un po'. E ho detto che questa roba sembra, però comunque richiama tutta, non so, così vicino alle persone di faccia. Mi chiedo, non so se ci mancano le facce in generale, che vedono tutti con le mascherine sempre, o che con i social di selfie, le facce costantemente, allora non sappiamo più come fa un poster e allora vogliamo stare vicini alle facce, non lo so. Però anche quello fa parte del racconto del film. Infatti secondo me loro hanno fatto un lavoro straordinario di mistero dietro al racconto del film. Hanno fatto uscire il trailer, non ho fatto uscire nulla, immagini zero, e quindi nessuno sapeva che aspettarsi. Secondo me questo è molto interessante. Qual è poi la vita del backstage? Cioè viene poi distribuito da chi ha prodotto il film? Allora, solitamente dipende anche da che tipo di partner puoi trovare in relazione alla produzione del film. Per esempio su Favolacce a un momento si era ipotizzato
che Sky Art potesse essere interessata appunto a realizzare un documentario più lungo da quelle immagini per poi distribuirlo su Sky e eccetera. Però appunto vabbè, poi alla fine lì è rimasto sul Blu-ray, però sì, alla fine in realtà, capito, io non ho mai capito con chi interfacciarmi. A volte su Favolacce con il produttore andavo in Pepito e ne parlavamo e facevo vedere alcuni girati, però mi sono capitate cose che lo mandavo, oppure veramente tipo, oh Alan, domani esce il Blu-ray, ce la fai a mandarci in toggio? A volte io l'ho montati che senza che me lo chiedessero, cioè per esempio mi sembra che era per Miss Marx o per Nico, non mi ricordo, che l'avevo montato io a prescindere, quindi in due giorni abbiamo dovuto solo fare i sottotitoli eccetera, perché si ricordano, cioè non so perché non se lo ricordo. È un ruolo sfilacciato da non tutto, so, il resto. Sì, perché esatto, poi questo, che non c'ha relazioni con nessun altro, quindi nessuno se lo ricorda, perché hai capito, magari il truccatore in relazione ai costumi, allora tutti, ah ma quello l'hai fatto, questo è... Invece backstage poi è il bello arriva, il brutto di questo arriva, ruolo. Sì, sì. Qual è la cosa più difficile secondo te? Nel fare un backstage? Ruolo. Nel fare un backstage... Vabbè, sicuramente capire il film non è semplice secondo me dall'inizio, perché comunque sì, poi hai studiato film sugli altri autori, cioè nel caso di Favolacce per esempio c'era solo un film a dimostrazione di quello che poteva, cioè c'era solo la Terra dell'Abbastanza per capire quello che Fabio e Damiano potevano poi raccontare con la sceneggiatura di Favolacce, quindi è sicuramente quello. E poi cominciare a, secondo me, diventare più, non dico invisibile perché non voglio sembrare che sia un lavoro, so, voyeurista o troppo così, perché comunque c'è la relazione con... Però penso che sia come il lavoro del documentarista a tutti gli effetti, quindi con le stesse difficoltà, che può sembrare assurdo perché dici il set è un posto controllato, tutti ti conoscono, c'è il nome all'inizio. Però poi alla fine è come andare a girare un documentario in Ecuador, non so, cioè nel senso che non conosci nessuno perché non sai quello che stiamo facendo. Cioè, c'è un mondo che si sta creando da zero, quindi stai sempre comunque in ogni caso in un nuovo mondo. Quindi sì, la difficoltà principale è entrare in quel mondo, quindi anche se conosci tutto, puoi parlare 100 lingue, però quando sei in un nuovo mondo devi capire come entrarci. Le regole, le personalità. Esatto. È un po' una famiglia, esatto. Poi si crea, quindi... Sì, poi anche le piccole cose che capisci, questo meglio che non riprendo, posso raccontare questo, la scena più delicata, la mia presenza potrebbe disturbare o potrebbe essere invece che crea una leggerezza, quindi cioè, alla fine cioè, il set in generale è fatto di tutti gli ingranaggi, no? Quindi anche il backstage alla fine è una presenza fisica che sta sul set, che occupa uno spazio fisico, e che non c'ha nemmeno uno spazio fisico, perché magari gli operatori di macchina hanno il carrello, stanno lì così, i truccatori hanno i camerini là, e quindi io occupo porzioni di set così. È veramente un ruolo di equilibrio. Sì, ma spero che sia sempre valorizzato di più. Io adesso per esempio sulla mia opera prima sto accumulando io già tante cose di mio d'archivio, che possono essere studi, ho fatto interviste a persone di ispirazione o cose così. Sarà un documentario? Quindi il mio opera prima, sì. No, sarà un film di finzione. Sarà un film di finzione ambientato dove sono cresciuto, tra la campagna romana e il centro storico. E, però a volte sai che poi l'opera prima non sai mai, dici. Non so se alla fine lo faccio davvero, no? Noi adesso abbiamo preso i primi fondi del ministero, quindi sembra sempre più in realtà fattibile, però poi mi rimane sempre e dico ma non so se poi alla fine si farà, e quindi a volte nel panico del dramma del fatto che possa morire mi ipotizzo un documentario su un primo film mai fatto, allora dico ok, allora c'ho la cartella con questo, tutte le location che ho filmato, già questi sono i pensieri che c'avevo in quel momento, quindi... penso che possa. Questo penso che sia l'approccio di chi è abituato a raccontare la realtà, e quindi è l'approccio di trovare qualsiasi cosa che ci circonda raccontabile, cioè una storia ovunque. Se sì, ti giri, guardi anche un elemento. Sì, ma guarda, lo vuoi raccontare. Ricordo, poi l'opera prima mia, veramente a livello narrativo, è estremamente semplice, quasi canonica o banale, però in realtà era proprio riuscire a prendere un elemento
cioè l'ambizione che avrò, poi vediamo come verrà, non lo so, però riuscire a rendere quasi, non ti dico cult, ok, su il niente in un qualche modo, non lo so. Per esempio abbiamo fatto un fumettino questi giorni con un ragazzo che amico che fa fumetti, abbiamo fatto 10 pagine che l'ho portato qua per farlo vedere anche ai distributori così, ma per gioco, per dire guarda questo è il mood del film, secondo me è come se fosse un fumetto, sì, l'ho detto, ah bello, ma facciamolo il fumetto poi anche in relazione al film, quindi però mi fa ridere perché in realtà a livello di trama non è che è Dune, non lo so, che c'è un mondo così, quindi non mi spiacerebbe riuscire a creare una serie di contenuti che solitamente sono fatti per i film cult, merchandising, cose incredibili, però su un film che essenzialmente è molto semplice o povero, diciamo, povero non lo so, però vediamo. Qual è secondo te il ruolo del montaggio in un backstage? Perché comunque ti basi veramente su una sensazione, no, veramente, un'empatia con le cioè, persone. Questa è veramente la difficoltà più grossa, ma anche di un film, anche quando ho fatto corti di finzione, penso che iniziare il montaggio sia la parte più difficile, cioè veramente quella cosa che dici, cioè lo devi fare, prendi una clip, la metti, la tagli e poi vedi cosa gli si attacca addosso, poi magari cancelli tutto, però veramente penso che sia la cosa più difficile proprio iniziare da zero a montare qualcosa così, e soprattutto in un documentario, in un backstage, iniziare senza sapere che racconto sarà, senza avere una narrativa, niente. Uno schedo. Su Favolacce in realtà quello che mi guidava un po' di più era un po' il suono, mi sono lasciato guidare un po' da quello, ho detto un po' di ambienti sonori, quindi avevo costruito prima una sorta di traccia audio sia con le interviste sia con la musica, con gli ambienti sonori, quindi è quasi se prima l'avessi composto sonoramente e poi a memoria andavo sulle immagini che erano più evocative secondo me in relazione a quello. Quindi in maniera molto così semplice. Poi ovviamente lavorando anche con l'altro ragazzo, con Mino, ci palleggiamo molto su questo. E quindi ti piacerebbe avere un ruolo distaccato da te per fare questa ultima fase, che forse è anche quella principale del montatore? Un'altra persona? Sì. Non sarebbe male. Cioè in realtà poi anche pure sull'opera prima sarà forse la prima cosa che faccio, che monta un'altra persona. Però è giusto che sia anche così, perché è giusto avere, secondo me, un distacco. Un distacco, non lo so, a volte anche la quantità di cose che giriamo è diversa, non lo so, perché dicevi girare un backstage montandolo in macchina, cioè come i filmini di famiglia, quando uno sta a casa che si montano da soli, perché stoppi e recchi, allora si creano dei stacchi, non lo so. Vero. Però un ruolo montatore sarebbe... Cioè non saprei che dirgli quasi, no? E dico vabbè, vengo oggi pomeriggio, fammi del qualcosa, non lo so, di... Tu cosa è difficile. Monti? Io in realtà uso Final Cut X, proprio se devo fare delle cose molto semplici, anche che c'ha color, cose così, oppure utilizzo DaVinci, uso Avid per le cose un po' più, serve organizzazione mentale, insomma. Che sono molto strutturato, molto, sì. Sì, però dico, io in generale di base sono molto caotico, quindi cioè quello che faccio è tipo due monitor sinistra, ci sono le cartelle aperte, proprio drag and drop, prendo le cose e le butto, cioè in maniera più artigiana possibile, sì. Cioè proprio immaginandomelo così. Sì. Come ci sei arrivato tu in questo mondo? Cioè che percorso hai avuto? Nel backstage, allora ho fatto quando facevo la Rufa come Accademia Belle Arti. Quindi hai fatto un percorso accademico in una scuola? Ho fatto la Rufa durante il... vabbè, non mi ricordo gli anni precisi. E come docenti avevo Fabio Mollo e Susanna Nicchiarelli, che stavano facendo uno il secondo film e uno il terzo film. E Susanna stava facendo Nico. E la Rufa, io stavo al terzo anno e dovevo fare quindi uno stage, e quindi ho detto, insomma, posso fare il backstage come stage per la scuola, e lei mi ha fatto venire, soprattutto perché poi con lei era interessante che in classe provavamo le scene, parlavamo della sua sceneggiatura, ci faceva capire degli esempi in relazione, vediamo dei film in relazione al suo film, quindi c'è stato, e noi stavamo facendo i corti di diploma, quindi c'era tutta una relazione interessante sulla creazione, e quindi poi ho seguito il backstage di Nico.
E poi l'anno di Nico in realtà poi ho presentato il corto di diploma. Il tuo da regista? Sì, il mio da regista. E poi l'organizzatore di Nico mi ha chiamato per Pinocchio. E boh, e poi non so se sparge sempre un po' la voce. Poi c'è talmente fretta sulle richieste, perché stanno producendo veramente un'infinità di cose che spesso nemmeno guardano i lavori che tu fai, o che, cioè, nel senso che magari possa essere uno stile molto evidente o anche molto diverso, molto diverso, stile, esatto, così. E allora a volte mi chiamano magari per le foto, che vabbè, fate fare lui che ha già fatto queste cose, però non sapendo che magari è uno stile magari molto aggressivo, e questo è il problema quando uno si interfaccia con l'organizzatore che ti sceglie invece che il produttore o il regista stesso, capito? Che magari non prende una persona che non è affine allo sguardo. Cioè, a me è capitato a volte, chiamavano per ma già hai fatto Nico, Miss Marx, favolaccia, vieni a fare backstage qua. Poi magari faccio una cosa mia, cerco di sentirla così, che non gli piace. No, ma non ci serviva cosa, ci serviva un'intervista, così. Io, vabbè, facciamo, fatela, ma non, cioè, magari ci sono anche cose che non ci ho messo il nome perché erano proprio lavori in una giornata, così. Sì, un po' questo, è un po' il lavoro di... A volte poi ho pensato di magari sarebbe veramente bello, poi a un certo punto smetterò di fare tutti questi backstage, spero fra poco in realtà, però mi piacerebbe in realtà unire tutto. A volte ho pensato di fare veramente come se fosse un dialogo, un documentario sul cinema, su quello che è stato per me l'approccio, l'inizio al cinema, in relazione anche con gli autori che ho conosciuto, come si sono relazionati diversamente ai film. Cioè, mi piacerebbe, cioè, c'ho tanto materiale, esatto, c'ho tanto archivio in degli anni poi importanti in cui il cinema sta cambiando tanto, in cui sono stati fatti film particolari, quindi sarà interessante. Chissà veramente, esatto, comunque gli hard disk fra 10 anni, fra 20 anni, se saranno utili o se saranno... Se non si romperanno, se ci sarà modo di conservarli per anni. Questo è un grande tema, effettivamente. Infatti, però c'hai anche per esempio, tu questa ansia, sì, totale, mettere da parte totale, le cose. Totale, 10.000 archivi, copie di tutto. Però, per esempio, esatto, scattare in analogico su America Latina, un po' questo mi tranquillizzava, perché so che c'ho i faldoni con dentro i negativi che stanno là, se sono tenuti bene, stanno lì, li posso ristampare quando voglio. Ho fatto tante stampe, le ho scansionati, quindi così. Sì, lì poi usano un sacco di cose diverse fotograficamente, Polaroid, appunto analogiche, digitale, telefono, ho fatto veramente foto molto molto diverse. È stato molto divertente, soprattutto perché in realtà le foto le facevo già, perché Fabio mi ha chiamato come location scout dicendomi: sto cercando un bar nei dintorni di zona tua, ma conosci un bar? E io, mentre andavo a casa, ne ho fatti tipo 5, ma proprio nella strada verso casa mia. E il giorno dopo mi chiamano: allora devi fare le location tu, devi andare a cercare i posti, così. Hanno affidato così, esatto, questo ruolo. Così. E ero super contento, e già da lì in realtà ho cominciato a fare foto già. E per questo poi ho detto: raga, io voglio continuare a scattare foto sul set, però ho tutte le foto delle location, degli scarti, delle cose, quindi... Iniziare a scattare ancora prima di fare le foto di scena. Non è interessante. Soprattutto mi manca un po' la relazione, secondo me, con le altre arti. Cioè, nel senso, appunto, magari per le foto di scena chiamano un ragazzo che sa fare le foto e basta. Non chiamano magari un fotografo, un autore o qualcuno. Cosa che spero di riuscire a fare un po' io anche sull'opera prima. Cioè, chiamare anche degli amici che hanno un gusto estetico che amo, o che, cioè, chiamarli e dire: guarda, questa settimana vi va di venire a fare le foto sul film, perché le voglio, perché è come se fosse una festa e voglio che sia raccontata con tanti punti di vista, non lo so. È bello, è un'esperienza condivisa, esatto. È proprio un approccio, secondo me, al cinema, al set, a creare qualcosa da zero, vederla prendere forma. Forse, sai, guarda, ti dico questo, secondo me, poi alla fine di tutto ciò, dopo sta chiacchierata, mi viene in mente che forse la cosa che determina tutto questo è la consapevolezza della responsabilità che uno ha quando fa un film, cioè della memoria di quello che sta creando, che non è una cosa che sta facendo per una giornata. Secondo me questo Fabio Damiano ce l'hanno tanto, così come altre persone con cui ho lavorato. Cioè, la responsabilità di dire: io sto a fare un film, il film in un qualche modo entrerà nelle vite delle persone. Persone ci cresceranno, persone odieranno, persone... Cioè, questo infatti pure è un'altra tematica che mi sta tanto a cuore, che però non...
cioè i cinema sono chiusi durante il Covid e le chiese sono aperte, per quanto c'è, nel senso, per me è una religione, nel senso, spirituale, no, è spirituale, nel senso che per me è quello, cioè, nel senso che quello che fa una religione di base è in momenti di sconforto confortarti o aiutarti o sì, aiutarti a un pensiero, ragionare sempre in relazione a qualcosa, cioè è proprio una guida, un aiuto, cioè quello che è la religione. Il cinema dovrebbe essere quello, quindi per me era surreale che le chiese fossero chiuse e non potevo andare al cinema per essere aiutato in un qualche modo, cioè per ascoltare qualcosa come si ascolta la Bibbia o... quindi un po' quello, cioè penso che la cosa che alla fine di tutto ciò, quello mi sono reso conto, è che tutte le persone con cui ho lavorato erano persone estremamente consapevoli dell'importanza di quello che stavano facendo, e questa è la cosa fondamentale, perché per quanto possiamo alla tecnica, poi pure a me faccio mille seghe su macchine fotografiche, ottiche, cose, esatto, faccio mille così, per quanto possiamo amare la tecnica e tutto, cioè renderci conto che quello che stiamo riprendendo sarà la testimonianza in un mondo iper raccontato con tanti punti di vista diversi, è fondamentale, cioè pensare che non ci rendiamo conto che i bambini vengono, cioè, educati dal cinema, perché tante cose che facciamo ci relazioniamo noi, come perché piangiamo a un funerale o perché facciamo determinate cose, cioè l'abbiamo imparato, non so, io con mia madre non ci ho mai parlato su come si dice ti amo a una ragazza o su come dovevi una situazione emotiva, intima, quella sì. L'ho imparata dai film, inconsciamente, cioè nel senso nessuno ci ha educato a comportarci e muoverci in questo modo, quindi cioè fa un film di una responsabilità. Ci sono dei maestri nella vita, uno di questi è il cinema. Esatto, esattamente, esattamente, e se c'è quella consapevolezza secondo me c'è tutto. È l'importanza anche dei festival, no? Ora mi curiosiva sapere per te, visto che questo non è il primo anno, ci sei stato anche pre-pandemia, mm-hmm. quando era molto diverso da quest'anno, nel tuo percorso cosa ha rappresentato Venezia? Che cos'è? Come la descriveresti? Ah, questa è una bella domanda. Vabbè, in realtà... La mostra del cinema di Venezia. Sì, no, a parte la città in generale, con... No, parto dalla città perché comunque ci venivo in vacanza da piccolo, perché mio nonno è originario di Motta di Livenza, che sta a 20 minuti da qua, okay. E quindi io da piccolo venivo spesso alla Biennale, non solo alla Mostra del Cinema, che in realtà quasi mai, però alla Biennale ci capitavamo un po' così. E mi ricordo che quando andavo in vacanza da piccolo, i miei genitori non è che mi hanno mai dato un'educazione culturale, oppure vai a vedere quel film perché io vado a vedere quel, cioè è sempre un po' quello che capitava, quindi magari se eravamo a passeggio e c'era la Biennale, loro senza sapere nomi di chi erano artisti, cose così, appunto mamma ha fatto la casalinga, papà c'è un negozio di edilizia, quindi non ci ho mai avuto appunto un'educazione da quel punto di vista. Entravamo però nella Biennale un po' così e mi ricordo che avevo quasi paura quando entravo, quando avevo 6 anni, sentivo una cosa allo stomaco, sentire, non so, una stanza con dei suoni in installazione che si gonfia, mi sembrava qualcosa di che mi dava una roba che mi portavo dietro un sacco di giorni, cioè, non so, mi dava proprio una sensazione quasi, non so, un'angoscia, un qualcosa che mi apparteneva, che non avevo mai provato, cioè qualcosa che, non so, provo quasi in un parco divertimenti al contrario, non so come spiegartelo. E quindi un po' la mostra, secondo me, poi, cioè quando ho presentato il primo corto ho sentito un po' questa sorta di ricongiungimento con questo, quindi provo un po' questo. Poi in generale essere circondato d'acqua mi spaventa e mi inquieta, perché in generale non so nuotare malissimo, non mangio pesce, con tutto sono cresciuto al mare, cioè tipo mi fa paura, sembra tipo che siamo su un'isola, cioè dimensioni che un po' mi inquietano. Però no, la mostra, in questo caso specifico è stato un ricongiungimento col cinema in assoluto, perché non andavo al cinema da un anno e passa, perché cioè, da me non c'è proprio il cinema, quindi devo venire comunque in centro a Roma, eccetera. Poi magari appunto serviva il Green Pass a un certo punto, altri cinema non aprivano proprio perché dicevano tanto non incassiamo abbastanza. Sì. Quindi alla fine in un anno, piuttosto a casa ho comprato un proiettore e mi vedo i film lì, ma ovviamente non è la stessa cosa.
E quindi quando sono venuto qui è stato un ricongiungimento totale con quello. Dico, cazzarola, quanto è importante lo schermo grande e la condivisione, senza pure uscire in silenzio e sentire tutti che dicono ma io non ho capito questa cosa, oppure dici guarda te la spiego io. Cioè non so, c'è cioè, tutta quella cosa che è fondamentale per un film, ma anche lo stesso, cioè, schermo gigante, non lo so, ma cioè, capisci quanto è importante che alla fine noi realizziamo le cose per essere esposte in quel modo, cioè per essere esposte in quel modo, con quell'audio, con quello spazialità, con le persone vicino. Quindi seppure avevamo un posto vuoto a fianco tutte per questi giorni, però cioè, sentivo proprio la presenza degli altri in maniera positiva. Non lo so, è stato un bel ricongiungimento secondo me col cinema. Poi è stato difficile prenotare le cose, però sono stato sempre super attivo. Lei magari apriva l'account mio dal computer, doppie prenotazioni, cose per i posti, esatto, in sala da prenotare per il giorno dopo. Esatto. No, 74 ore dopo, che è ancora più strano a fare i calcoli. Questo è alle 19, quindi. Sì. No, però è stato veramente un bel ricongiungimento. Ma ti devo dire, cioè, in generale non l'ho trovato poi così tanto diverso, se non appunto dal punto di vista di prenotazione e tutto. Cioè le persone alla fine, lo spirito c'è, lo sento sempre, cioè, c'è e non lo so, quello mi fa sempre poi un sacco effetto, cioè vedere persone che si scannano su un film o nessuna cosa mi fa sempre effetto. E dico, alla fine c'è un film, è una cosa, un racconto, è come se te abbiamo fatto sto dialogo e mo arriva lei che ascolta tutto e fa no perché tu non c'hai ragione e inizia tipo accusate chissà che cosa. Dici, ma quello è il pensiero suo, ma lascialo parlare. Oppure spiegagli perché la pensi in maniera diversa, tutto qua. Visto che adesso il problema è portare le persone in sala, cioè far capire alle persone che è un valore aggiunto, se no dicevo ma sai che c'è, il mio proiettore, spendo 600 euro, ma chi fa una roba, ma chi me lo fa fare? E allora nell'aggiungere qualcosa all'esperienza della sala, secondo me una roba fighissima sarebbe proiettare dei contenuti extra o prima o dopo il film. Sì. Bello, quello sarebbe una cosa bella. Dopo, ma perché quante volte banalmente nei film passati mettevano quei pezzettini dietro le quinte sui titoli di coda, tutti rimanevano a guardarli. Io anche nei film, mi sa che non c'era. Ma quella roba veramente che i bloopers mettono delle cose, capito? Le commedie americane. Esatto, che poi fanno quei ciak, capito? Sì, tutti sì, rimanevano a guardarli perché ti piace da morire vedere, questo l'ho appena visto il film, perfetto. E tu rimani a guardare i blu, anche su Toy Story c'erano, per esempio, no? Cioè, su poster. Sì, cazzo, il blu per le cose così c'è, e quindi penso, secondo me funzionerebbe dopo il film. Ma alcuni rimangono. Io ne sto parlando, ho parlato con te adesso, sì, l'ho detto anche altre persone, e ognuno mi dà sto feedback. E mi dice, cazzo, sì, ma sarebbe. Allora, ma ti pare che ci ho pensato solo io? È impossibile, ci avrà pensato. Però sarebbe figo renderli. Sai che sarebbe figo? Time, ma no, però quello più o meno, perché mo c'è sanificazione. Ma il biglietto te lo compri comunque, che loro puntano a massificare. Sai che renderlo però, secondo me, un po' più esclusivo, perché poi se ce li devi portare in sala, devi sapere che quella cosa la vedrai, per esempio, che nel DVD, cioè nel Blu-ray non ci sarà quella cosa, ma sarà nella sala, non lo so. Però anche il Blu-ray, cioè magari comunque lo compri te, lo compro io, sì, cioè, ma poi Blu-ray veramente tocca vedere quanto ancora compreremo Blu-ray. Sì, io ho comprato Il Signore degli Anelli l'altro giorno, perché ho detto ma io non c'ho l'extended, io mi sono comprato il Blu-ray Il Signore degli Anelli con 700 ore di contenuti extra. È quello che in parte avviene nei salotti, nei club, che però vicino, poi cioè lo puoi fare una volta, puoi invitare gli ospiti fisicamente, quanti? Ah, io non una conosco, volta a settimana, non conosco, ogni tanto. Invece così registri. Non conosco nessuno. All'infinito. Sì, dico, non conosco nessuno che per esempio, c'è cioè anche il film, non so, più commedia, scema, popolare, eccetera, che quando c'è il servizio o al TG o le cose che parlano degli attori e parlano dietro le quinte non se lo guarda e non lo apprezza, cioè veramente, come diciamo i blu per le cose, cioè non interessa a tutti, non è che non è una cosa perché c'è una dimensione umana dietro, no? Ah, c'è una dimensione umana che dice ho visto quell'attore fino a mo' che si è sparato, hanno fatto cose così, oppure sono amati, hanno fatto qualcosa di incredibile in ogni caso, però alla fine sono uomini come noi, stanno lì con una videocamera davanti e stanno, cioè, paura, ti senti ti aggiunge quell'empatia forse, capito? Ti fa empatizzare, accorcia le distanze. Assolutamente, e quindi sì. E quindi tutto quello che hai provato prima del film lo senti ancora più tuo, perché dici
cioè è anch'io, cioè non lo so, è proprio cazzarola. È così, sì. Questo secondo me sarà il grande valore aggiunto di questi anni, io ci credo fermamente. Okay. Tu giustamente dicevi non esiste un luogo in cui si parla di questo tema, viene esploso anche come festival, non esiste ancora, però secondo me ci arriveremo. So che tipo per esempio nei Nastri d'Argento c'è la categoria documentario di spettacolo e a volte ci sono dei backstage che ci vanno lì come... con quello di Young Pop, per esempio, so cose appunto magari finanziate da Sky che durano un'ora e venti, così. Però non c'è la mostra, porco Giuda, ma cioè, dovrebbe essere obbligatorio, no? Perché quando fai un film ti dicono mandaci le stille, il poster e il dietro, quindi fateci vedere come l'avete fatto, o le foto di scena, cioè perché la mostra non c'è una galleria dove ci sono le foto di scena? Mi sballerei andare a vedere America Latina a Dune e mentre ci vado sto lì e vedo le foto su sballerei pure io. Cioè, alla mostra del cinema, cioè nel senso, è proprio una mostra, cioè, se c'hai dei materiali voglio approfondire, dobbiamo scrivere una mail a Barbera. Apposta, è vero. Assolutamente. Guarda che è a Roma lo fanno un po', a Roma mettono non le foto di scena, però ci sono degli spazi in cui ci sono le foto degli attori, delle cose. Qua Venezia invece proprio c'è solo. Qua un anno hanno fatto, forse era Venezia 75. Hanno anche in parte recuperato questo hotel che sta qui sul lungomare, che è chiuso, abbandonato, una roba immensa, una reggia. Mm-hmm. Quell'anno che era Venezia 75 e ricorreva, era un numero particolare, avevano allestito un percorso di fotografico sulla storia mostra. Della mostra del cinema, quindi c'erano delle foto incredibili, Fight Club quando stavano su Red Carpet, le foto in sala negli anni 50. Bellissimo. Cioè questo, ecco, aggiungeva questo che stiamo dicendo noi, cosa aggiungeva molto appunto sulla mostra, dicevi che bello questo la mostra perché guarda cosa c'è, sto nella storia, esatto, ti senti dentro. Però cavolo, farlo poi specifico sui film, cioè sarebbe proprio, non lo so, poi cioè. Ma perché poi lo faccio, cioè io sono andato a vedere Dune e poi sono andato subito a cercare un contenuto, una cosa, perché volevo vedere il set, volevo vedere come erano fatto. Invece se io fossi entrato in sala o uscito dalla sala, magari ancora meglio, che c'erano sulle pareti le foto di scena, o se rimanevo appunto, mi dicete, vedevo il dietro le quinte, cioè diventava un film 100.000 e lode. Ma siamo tutti qua perché amiamo questo, non è che amiamo solo il film dei 90 minuti, amiamo il lavoro, amiamo tutto quello che c'è dietro. E attenzione, non è rivolta solo, cioè non è autoreferenziale, perché non è solo per gli addetti ai lavori, come dicevamo, c'è cioè anche il pubblico sarebbe sì, interessato più a vederlo, quindi veramente cioè, ma incomprensibile. Anche studenti, cioè comunque io immagino che il 30% degli accrediti sono studenti, forse quindi. Pure di più, poi sì, almeno sì. La metà secondo me, e quindi lì entri proprio nell'ottica del... ti insegno anche cosa vuol dire fare cinema, cioè, anche cultura. Sì, cioè io vengo qua perché magari sto studiando all'università, sto cercando di ampliare le mie vedute sul cinema, e quello aiuta anche a formare un modo, un approccio. La parte più nascosta della mostra secondo te qual è? Più nascosta? Sai, anche delle immagini, se ti vengono in mente delle scene. Per esempio questa che hai raccontato è molto bella, questa di guardare e ascoltare le persone che all'uscita della sala si scambiano un'opinione. Sì. Ci sono altri fotogrammi che ti vengono in mente per raccontarla a chi magari non c'è mai stato? Ma secondo me una parte che si è creata negli anni un bel po' vivace è la parte là, le ripore di tutti i baretti eccetera, che sembra sottovalutata perché ci non fa parte della mostra, sono degli oschetti, però poi alla fine vai lì, magari te il ragazzo niente, c'è insomma, Elio Germano che tipo ieri sera, c'erano tutti dei ragazzi. Ah, c'era anche lui ieri? Sì, ieri sera siamo, dopo la festa siamo tornati là, siamo stati lì per prendere una birra e c'erano dei ragazzi... non con la foga da fanboy che, però tranquillamente ti do una birra a parlare del film che hanno visto la mattina, sia se gli è piaciuto o non gli è piaciuto, cioè quindi quello per me è una parte incredibile, che c'è il contatto umano anche con le persone che hanno lavorato ai film in degli spazi pubblici, e quindi ovviamente questo poi sta sempre pure a chi ha lavorato al film, cioè appunto Elio è super alla mano, quindi si va a prendere una birra là, magari altri no, però quello spazio è sicuramente bello. Poi in realtà mi piace lo spazio anche dei commenti lì, però delle critiche film. Non è male, cioè nel senso ci ho passato più giorni a leggere delle cose, seppur tutto era sulle prenotazioni, però non mi dispiace affatto. Cos'altro? Fammi pensare. Lo spritz annacquato, anche questo. Lo spritz annacquato, no, c'è tutta una serie di...
di con le api mentre mangi costantemente, dici già a uccidere le api, non lo so, no ci sono un sacco di stimoli, ma infatti sto così bene, cioè nel senso anche quando tipo non prenoto, magari c'è una la sera, mi metto qua a osservare, a sentire quello che dicono sui film, sulle cose, mi fa sempre effetto. Infatti per esempio l'America Latina ieri se l'è vista due volte, perché non sapevamo se c'era il biglietto della sera, però ce l'hanno dato all'ultimo, quindi lei ha detto vabbè in un caso comunque la mattina lo vedo, l'aveva visto, poi dopo poche ore ci hanno detto vabbè c'è anche per il biglietto della sera, ha detto lo rivedo, quindi ha visto due film diversi con persone, perché una era la conferenza, era la proiezione press, quindi immagina c'era stata discussione alla fine, cose, applausi, fischi, c'è stato di tutto. E invece l'altra era nella sala grande, quindi con il direttore del festival, era tutta un'altra situazione. Con gli autori in sala, era tutto. Questa è la cosa assolutamente. Vieni. No, dai, almeno si capisce chi sta parlando, anche solo per un attimo. No, appunto, dicevo che avere persone diverse in sala, nonostante sia stato lo stesso film, visto nello stesso giorno, ha influenzato tantissimo poi quello che io ho percepito. Quindi è stato bello, non mi era mai capitato di vedere due volte lo stesso film lo stesso giorno al cinema. A Venezia, la mostra, sì. Da vedere anche la videocamera, perché qua non c'è tempo da perdere, ogni cosa può essere interessante da raccontare. Assolutamente. A proposito dell'archivio. No, esatto. Cazzo, è bellissima questa cosa. Vediamo, infatti, nel senso io ci tengo a raccogliere, cioè per esempio, ma proprio in maniera quasi da folle, cioè ti dico solo che adesso ho preso per il film, siccome c'è delle scene in centro storico, ho preso un ufficio, uno studio vicino San Pietro, proprio a ridosso delle mura, e siccome ho paura che prima o poi lo dovrò lasciare, ho fatto questa è proprio follia, ho fatto una scansione volumetrica con un'app 3D perché non so perché lo vorrei rivivere, perché mi dispiace che un giorno non ci sarà, ho fatto delle foto, ogni tanto lo racconto, ma anche in quelle giornate in cui so che ho posizionato dei libri in quel modo, così dico cavolo, mo c'è una bella atmosfera, così. Però la follia, e secondo me quella è molto interessante, è scansionare pure volumetricamente, mo col cellulare mi è capitato a volte di farlo, con questi che c'hanno due fotocamere e quindi puoi creare... Sì, la tridimensionalità Per esempio lì sul Pinocchio di Garrone, cioè, non lo sa praticamente nessuno, ma io me lo so fatto, tipo ho fatto dei ritratti a Pinocchio scansionandomelo volumetricamente, ce l'ho così, quindi chissà, magari in futuro potranno essere utilizzati per qualcosa, per un materiale che potrà essere utilizzato così. Invece che fare un selfie, capito? Dice, faccio una scansione. Non lo so. Ma ci sono, la storia ci ha dimostrato che ci sono dei set, dei film che a distanza di anni, 20, 40, 60 anni, riemergono magari dei contenuti e l'esperienza del set diventa più famosa del film stesso. Sì, ha voglia. Sì, è un po'... sarebbe da indagare da un punto di vista psicologico, anche io ho cercato di chiederlo ai miei amici psicologi, mi hanno dato un po' delle risposte, mi hanno lasciato... Però è bello, poi ognuno ha le sue passioni, le sue ossessioni. Uh-huh. Io per esempio sono grato di aver fatto per un anno daily vlog, quindi ogni giorno filmavo la mia giornata, raccontavo delle cose più interessanti e dovevo trovare una storia e pubblicarla il giorno dopo. C'ho un anno della mia vita. Pazzesco. Immagina mio nipote futuro che tra 60 anni vedrà una roba del genere, vedrà un mondo che non esisterà più. Sì, quello è preziosissimo. Quello è veramente, ma soprattutto anche ritrovarlo, perché comunque per esempio dei nostri genitori è molto semplice, apri la credenza, c'è l'album di famiglia, ci stanno quelle 100-200 foto, ci sono videocassette, 10, 20, 50 videocassette, e sai che è quello. Sì. Cioè noi ci avremmo, cioè per risalire, non so, cercheranno il nome dei tuoi nipoti, cercano il nome, terabyte di roba, però magari invece c'è un tuo archivio più così. Io durante la quarantena ho fatto un sacco, ho riversato tutte le VHS di famiglia, le cose. Ho pensato a un certo punto, ho detto adesso quasi le pubblico su YouTube come fossero una serie, cioè quindi prima sta 1x05, no, prima puntata 5, la stagioni in base agli anni, ho detto ma la pubblico così che magari i miei nipoti forse quel linguaggio lo capiranno di più come leggerle, non lo so. Ho detto mo le pubblico come fosse una serie, perché poi appunto da tutti gli effetti le VHS sono dei film, cioè durano 1:20, 1:30 e sono già montati. E sono già montati e sono essenzialmente sempre poi dei racconti o di una settimana o di una giornata speciale o di qualcosa. Un evento. La crisi. Ma la vacanza sulla neve, sì, piuttosto la recitazione di fine anno, esatto. A teatro esatto, quindi
Però come hai detto tu, la parte più difficile e complicata sarà sintetizzare tutta sta mole che oggi creiamo. Ma infatti questa è la cosa che mi dispiace a me un po' dell'iPhone, per esempio, è che io giro tantissimi video e poi non ho la possibilità di esportarli per magari per un IT come, che ne so, blog, faccio per esempio adesso e magari sarebbe bello che posso mettere iPhone, fammi un video dal 1 settembre all'11 e lui me lo esporta ad 1:20 e so che quella è la mostra e me lo archivio via. Cioè tenere tutto così libero, non lo so, forse è che siamo cresciuti in, appunto in quell'altro modo, però mi... Ti spaventa un mi po'. Spaventa perché so che veramente rischi di perderle. Rischi di perderle. Per esempio anche sul film, sulle location del mio, quando faccio i video dei posti poi alla fine mi esporto un video unico con il nomino come il posto e tutto, cioè non faccio le cartelle con 100 video dentro, 30 foto, la mappa o le cose. Cioè poi infatti non so bene come, che fine farà la nostra memoria, ma pure il cinema, cioè anche quello del cinema. Con un gruppo di amici abbiamo il motto che oltre la morte la settima arte, no? C'è questa cosa quasi che sembra una cosa da pirati, oltre la morte la settima arte, che appunto c'è, dire, cioè, tutto quello che stiamo facendo adesso di cinema sarà tutto ciò che ci sopravviverà in un qualche modo. Quindi siamone consapevoli che anche se facciamo un, non so, no, non voglio parlare male di altri film perché non mi sembra carino, però ci sono film che avrei detto pensa bene quello che stai facendo, cioè nel senso fra il valore che stai lasciando, che stai lasciando, ma non in maniera poi retorica, ok, perché posso lasciare pure una cosa brutta, non è detto che devo lasciare un sentimento positivo, ok, posso, anzi, maggior ragione, però renditi conto che quella cosa crescerà qualcuno in qualsiasi modo, cioè qualcuno sarà un tassello della sua crescita in ogni caso. È una responsabilità, una questione... Una responsabilità, ma veramente, cioè a volte dico, ma non servirebbe un patentino, sai, tipo in mi sembra in Messico, in Sud America, negli anni 70 c'era tipo la gilda dei veterani registi, che se tu eri un regista emergente dovevano decidere loro se potevi fare un film o no. Che pure quella era una follia, perché poi si crea tutta un'altra dinamica. Però a volte uno dice, cavolo, boh, vediamo. Forse tutto cioè la soluzione sarà banalmente nelle piattaforme, non inteso come Netflix, ma intendo le piattaforme di riproduzione in generale. Cioè io pure ci penso a volte, dico, ma quasi quasi mi apro un sito intimo che sanno i parenti, dove ho tutte le cose archiviate di famiglia, oppure ho per esempio un Dropbox con tutte le cose, sperando che rimanga, non lo so. Cioè, quindi la soluzione sarà sicuramente nella piattaforma, nel supporto. Nel rendere accessibile poi questi contenuti. È un mondo che va velocissimo, quindi magari ci vediamo l'anno prossimo. Come c'è una vignetta là sul muro dove ci sono tutti con l'iPad in sala grande a vedere un film, però tutti sull'iPad, ognuno che siede il suo film sull'iPad. Non l'ho visto. Cioè chissà, magari appunto invece che lo schermo, dicevo, vi siete prenotati, tutti state col vostro iPad e vedete tutti. Bello, così. Bello. Non lo so, vediamo come si evolverà il cinema. Saremo a guardare, ma non con le mani in mano, ma con una videocamera in mano. Sempre, quindi saremo sempre a guardare e documenteremo quello che accadrà. Foto, qualsiasi, video, cosa, qualsiasi accadrà. Cosa accadrà, lo racconteremo. Assolutamente. Bello. Grazie veramente, ma di grazie cuore a te. Per la grazie condivisione e anche per aver approfondito finalmente questo tema che appassiona in pochi, perché siamo una nicchia, questa del backstage, del dietro le quinte. Però c'è, esistiamo, e secondo me è buono anche allargare e far comprendere alle persone che il valore è in tutto quello che abbiamo raccontato e parlato oggi. Quindi grazie ancora, grazie, che il video sia con noi, come dico sempre in chiusura. Ci vediamo alla prossima e magari ci ribecchiamo anche qui, sempre qua a Venezia, ormai diventa appuntamento un po' fisso. Esatto, possiamo farlo a scadenza e vedere cosa succede. Come evolve il mondo. Grande, grazie. Alla prossima.